Un Ascoli incisivo e concreto supera di misura il Cesena di Bolchi al termine di un incontro combattutissimo giocato su un terreno pesante che ha esaltato la maggiore prestanza atletica dei marchigiani. Un'occasione per parte nel primo tempo. Hubner colpisce male e gira al lato un buon cross di Scarafoni al quarto d'ora. Sei minuti dopo è Birov che, liberatosi sulla sinistra, lascia partire un gran tiro che coglie la parte bassa della traversa. La svolta si registra proprio all'inizio della ripresa. Su una corta respinta cesenate, Cavaliere si libera al tiro. Biato riesce a deviare, ma proprio sui piedi della corrente Birov, che non ha problemi a spingere in rete. La reazione del Cesena è determinata ma disordinata e l'unico rischio corso dall'Ascoli è una mischia in area. Birov invece centra ancora la traversa su colpo di testa deviato da due passi da Biato e Cavaliere, proprio allo scadere, pecca di egoismo concludendo da posizione difficile ed ignorando la posizione più vantaggiosa di Maini a centro area.